Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo immediatamente con la situazione dell'Ucraina. Quindi quante persone ucraine ci sono in questo momento a Fagnano? Sono 35. 35 persone di origine ucraina ospitate da 12 famiglie fagnanesi. Queste famiglie sono state incontrate ieri pomeriggio dall'amministrazione comunale per monitorare la situazione. Come vedete la situazione è sotto controllo, l'amministrazione continua a far rete e di essere in collegamento con queste famiglie per evitare che ci siano problemi in merito a questa situazione. Comunicazione di servizio. Il giorno 15 e il giorno 16 la via Cristoforo Colombo che conduce a Gorla Maggiore sarà chiusa in diversi orari, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Questo per permettere al comune di Gorla Maggiore di effettuare dei tagli di piante lungo il suo territorio. Il comune di Fagnano approfitterà di questa chiusura per fare della manutenzione sulla via Cristoforo Colombo. Sarà comunque consentito l'accesso alla valle per raggiungere le aziende e le attività nella parte di Fagnano. Non sarà possibile raggiungere il comune di Gorla Maggiore. Sabato scorso mi sono recato con alcuni membri della giunta comunale nella città di Cittadella in provincia di Padova per incontrare Enrico Vanzini. Siamo stati accolti non solo da Enrico ma anche dal sindaco di Cittadella per annunciare appunto il conferimento della cittadinanza onoraria fagnanese a Enrico. Questo momento avverrà nella giornata del 25 aprile, festa della liberazione. In uno dei prossimi video avrò modo di annunciare e spiegare per bene il programma di questa festa nazionale. Veniamo con gli eventi e uno istituzionale. Domani mattina alle ore 10:30 nella sala consigliare del comune di Fagnano Rona si riunirà il consiglio comunale dei ragazzi in sessione congiunta col consiglio comunale degli adulti. Per l'ultimo weekend consecutivo all'interno dello spazio Optimum ci sarà ancora l'aperta la mostra dedicata alla terra e domani alle 17:30 ci sarà una lettura animata dal titolo Tutti su per terra. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio di nuova settimana e al prossimo video.